Un intero piano dello stabile di Piazza Cavour, già sede di altri servizi comunali, ospita da oggi gli uffici della società partecipata Napoli Servizi che lascia il centro direzionale. Trasferimento che si traduce per il comune in un risparmio di circa 370.000 euro l'anno di fitti passivi e che, oltre al recupero del patrimonio immobiliare dell'ente, consentirà di ottimizzare risorse da investire sulla qualità dei servizi. È una sede che ha consentito di ridurre dei costi importanti alla società, perché rientra nel piano che noi stiamo mettendo in campo di riduzione dei fitti passivi, che è uno degli obiettivi che abbiamo come amministrazione, ma poi ovviamente il secondo punto fondamentale è che Napoli Servizi, nella sua funzione, garantisce una serie di servizi importanti per i cittadini e per la collettività, e sarà al centro anche di questo nostro piano di riorganizzazione che stiamo mettendo in campo per ottimizzare risorse e migliorare la qualità dei servizi che noi garantiamo in città. I nuovi locali, completamente ristrutturati e resi funzionali con il rifacimento complessivo degli impianti, delle reti informatiche e dei servizi igienici, occupano una superficie complessiva di 1.400 metri quadrati e furono consegnati al Comune ad agosto 2019 da Mia Filippone, allora dirigente scolastica dell'Istituto Genovesi che lì aveva sede. Questa è anche l'occasione per ricordare Mia, e quindi che oggi non è più con noi, ma noi continueremo nella nostra attività pensando anche a quelle che sono le priorità che le ha portato all'amministrazione, quindi vicinanza ai cittadini, attenzione all'educazione. La Napoli Servizi, che dalla manutenzione e pulizia al pronto intervento urbano, svolge per il comune numerose attività di interesse generale ed offre supporto ad una serie di servizi strategici, è una delle società partecipate al centro del piano di rilancio dell'amministrazione. Questo di oggi è un esempio di un rilancio dell'attività delle partecipate in generale. Non è solo una questione di abbassamento dei fitti, che pure è importante, ma è l'idea di un nuovo ruolo di Napoli Servizi. Noi andiamo verso una riorganizzazione delle partecipate, fa parte del patto per Napoli, e qui in questa sede si affrontano due questioni fondamentali per la città: il patrimonio. Il comune di Napoli possiede 67.000 unità immobiliari, quindi una ricchezza straordinaria, ma anche un grande problema di manutenzione. Più di 20.000 sono ERP e quindi sappiamo tutti i problemi collegati. Abbiamo lanciato un piano per la possibilità per chi risiede di acquistare a condizioni agevolate gli immobili ERP, ma non basta. E l'altro servizio è quello del Global Service, dei servizi alla città. Quindi Napoli Servizi ha un futuro molto importante. In questa forma organizzativa o in un'altra, questo dipende dalla discussione che faremo sulle partecipate, ma sicuramente sono due aspetti dei quali la città non può prescindere, e la giornata di oggi è un test importante di un rilancio. Avete visto come la sede, insomma, si vede una novità anche nel modo di gestire, nel modo di rapportarsi anche con i lavoratori. Nello stesso edificio che ora ospita la Napoli Servizi sono allo studio progetti per recuperare ulteriori spazi da destinare agli uffici comunali, riducendo ulteriormente il carico di fitti passivi in capo all'amministrazione. Stavamo aspettando questo momento, siamo riusciti a fare un'opera, secondo me, a mio avviso, veramente ciclopica, perché siamo riusciti ad abbattere un grosso fitto passivo. Tenete conto che la società Napoli Servizi è una società chiaramente ha un circa l'80% di costo in mano d'opera, quindi è incomprimibile, e quindi dobbiamo lavorare su quell'altro 20%. Eliminare questo fitto passivo che avevamo lì al centro direzionale e ottimizzare anche gli spazi per una maggiore funzionalizzazione delle funzioni all'interno della Napoli Servizi, devo dire stiamo già registrando molti risultati. Quindi questo è un punto di partenza, assolutamente sì, pronti chiaramente alle sfide che vorrà il sindaco portare avanti. Già quest'anno abbiamo raggiunto gli obiettivi previsti e negli anni successivi ovviamente raggiungeremo questo obiettivo finale di azzeramento dei fitti passivi rispetto a quelli che sono gli uffici comunali e delle partecipate. Ci reinventiamo nei servizi e nelle attività, perché riteniamo di essere parte del tessuto economico e sociale di questa città, e riteniamo che lavorare sul decoro di questa città sia sempre nell'interesse della collettività.